Quando abbiamo iniziato questo progetto, che poi è un connubio tra Cassina e Ginori, quello che abbiamo fatto è di andare a vedere gli archivi di Ginori e soprattutto il loro processo produttivo. Ci siamo fatti consegnare delle forme, degli oggetti nel nostro studio e abbiamo cominciato a disegnare liberamente con degli specie di pastelli che di solito vengono utilizzati per tracciare le forme su cui poi decorare in modo molto più preciso. Abbiamo utilizzato questi strumenti per veramente violare in modo quasi istintivo gli oggetti. È un modo per noi per lasciare la libertà all'artigiano di esprimersi in modo molto intuitivo. Ecco, l'intuizione è la base del progetto. Se dovessi descrivere il progetto in tre parole, forse userei libero, intuitivo, perché c'è una dose altissima di intuitività, forse utilizzerei fatto a mano, semplicemente appunto perché è fatto a mano. Non abbiamo mai un rapporto con il passato di tipo nostalgico. Il passato ci interessa non tanto come forma di ispirazione, ma quanto di conoscenze che possono avere una rilevanza nel presente. L'esempio dell'artigianato è uno di questi. Potrebbe sembrare un sistema di produzione desueto, appartenente al passato, ma ha una sua significanza, una sua dignità nel presente. Non so se significanza sia una parola in italiano. Sì. Se dovessi dare un consiglio a un giovane designer, probabilmente di avere pazienza e soprattutto di non scendere a compromessi e dire un sacco di no. L'unico modo di essere radicali probabilmente è dire di no.